Buongiorno a tutti, ringraziamo per la partecipazione ai nostri utenti e i tanti colleghi che hanno gradito questo incontro. Per noi è un piacere avervi qui e mostrarvi appunto le nostre ultime novità. Dunque, si tratta di un'evoluzione importante di un software che molti di voi conoscono, PCM, che già dal 1997 è stato utilizzato in tanti studi professionali. Come voi ben ricorderete, affrontò la prova della ricostruzione in Umbria e Marche in maniera, diciamo, che riteniamo appunto brillante, perché ha supportato comunque molti tecnici nell'affrontare progetti di ristrutturazione in quel periodo. Poi c'è stata una serie di evoluzioni normative che in qualche modo hanno un po' sconvolto tutto l'ambiente, hanno costretto a dirigersi verso soluzioni che non sempre è stato possibile focalizzare al meglio in ogni momento. Comunque l'impegno è stato tanto in questi anni, direi soprattutto per approfondire le procedure di analisi e di calcolo. Questo ha potuto irrobustire i software, anche se c'era comunque un'esigenza diffusa di rendere più semplice la parte di modellazione. Vi sono state varie scelte nel settore del software strutturale, molte delle quali anche apprezzabili sull'evoluzione verso formati grafici appunto più moderni. Noi abbiamo fatto in questo lavoro un salto direi quasi generazionale, andando proprio incontro a delle nuove interfacce grafiche che probabilmente molti di voi già conosceranno su altri applicativi, soprattutto quelli legati al mondo del BIM e della modellazione architettonica strutturale, appunto congiunte. Il nostro software pensiamo che presenti appunto delle innovazioni interessanti, intanto perché comunque ha la solidità della parte di calcolo che resta confermata anche dal nuovo ambiente, unisce appunto una modellazione molto più intuitiva e organizzata rispetto alle versioni precedenti. E poi anche perché comunque non abbandona, anzi fortifica, l'idea che comunque un mondo software deve essere qualcosa che è di supporto alla vera attività del professionista, che è quella di conoscere ed essere consapevoli di ciò che fa. Quindi assolutamente non si tratterà, come vedrete, di una scelta semplificativa nel senso di banalizzare contenuti e produrre degli elaborati tanto per consegnarli ai generi civili. Non è mai stata questa la nostra filosofia, non lo è nemmeno ora. Si tratta invece di un tentativo di diminuire la portata delle fasi più meccaniche, diciamo così, per concentrarsi maggiormente sui risultati e su ciò che conta realmente. Ecco, dunque, vi faccio un breve excursus delle cose di cui parleremo, però poi entreremo immediatamente nel vivo, perché tanto quello che interessa è vedere appunto proprio all'opera il software. Dunque, se noi cerchiamo di organizzare al meglio le fasi della progettazione strutturale, dobbiamo partire ovviamente sempre da un'iniziale modellazione architettonica, che per gli edifici in muratura e soprattutto gli edifici esistenti è di fondamentale importanza. Partiamo infatti da rilievi, da elaborati grafici che in qualche modo fotografano la situazione, l'assetto dell'edificio, a volte anche con informazioni oltre quelle necessarie appunto per la struttura in sé. Comunque questo si traduce spesso in elaborati per CAD che provengono da AutoCAD piuttosto che da altri software. Ecco, la parte iniziale di modellazione architettonica che voi vedrete all'interno del nostro programma vi darà la possibilità di usarlo anche come CAD se volete. Probabilmente il modo migliore sarà quello di utilizzare dei disegni che possono provenire da un formato di XF che avete magari già elaborato in AutoCAD o in altri programmi, per tenerli come traccia della struttura, cioè di una modellazione che più che architettonica forse sarebbe giusto definire geometrica, delle parti che strutturalmente sono significative, per cui ad esempio se c'è un tramezzo disegnato nel modello architettonico è chiaro che quello verrà non considerato dal punto di vista della postatura strutturale. Comunque modellazione architettonica significa proprio la descrizione dell'involucro che contiene in sé appunto gli elementi strutturali. Il passaggio alla fase della modellazione strutturale è quello appunto che crea invece il modello matematico di calcolo. Quindi come voi sapete c'è sempre una fase di idealizzazione, diciamo così, di quello che la struttura è nella realtà per farla diventare un oggetto da sottoporre ad analisi. Nelle strutture muratura in particolare questa è una fase delicata perché si tratta anche di scegliere in che modo rappresentare questo modello. A differenza
di altre tipologie come gli edifici in cemento armato, dove pilastri e travi hanno già un'identità in sé di elementi monodimensionali. Ovviamente poi ci sono anche molti altri tipi di elementi, muscoli, solette, platee, pareti e così via. Però in generale, ecco, le strutture tradizionali hanno appunto una tipologia che conduce quasi automaticamente verso quella che è la modellazione poi della struttura matematica. Ecco, negli edifici in muratura questo non accade, perché abbiamo a che fare con strutture complesse, sono delle scatole tridimensionali, forate essenzialmente, che vanno in qualche modo appunto schematizzate. Abbiamo insistito sulla scelta del telaio equivalente perché siamo convinti che questa sia attualmente la via migliore per comprendere cosa accade realmente nella struttura, in quanto ancora certe altre modellazioni non soddisfano fino in fondo, non sono ancora pronte per entrare nella pratica professionale. Di fatto si può anche presentare a voi un ambiente software che permette di creare un bel modello che poi in qualche modo viene processato fino alla fine con soddisfazione così piuttosto superficiale. Perché la chiamo superficiale? Perché la vera soddisfazione per l'ingegnere è capire poi cosa accade nell'analisi, più che fermarsi alla bellezza di un modello. Ecco, per cui, poiché la muratura tuttora si tratta male con verifiche puntuali, come richiedono le modellazioni elementi finiti, in quanto non è un solido elastico e quindi non ci si dilunga sulle solite proprietà del materiale, tutti voi ben conoscerete, non convincono ancora i modelli che conducono appunto a delle verifiche tensionali per poi dover alla fine comunque essere soggetti a delle integrazioni, delle sollecitazioni per trovare i soliti tagli, momenti e sforzi normali su cui si basano le verifiche di sicurezza. Convincono in parte anche modelli a macroelementi che non dichiarano in modo preciso che cosa realmente processano al momento dell'analisi, perché purtroppo, soprattutto in campo non lineare, ottenere delle curve di cui non c'è una consapevolezza completa può mandare fuori strada, in quanto si ha la sensazione che in qualche modo il calcolo sia andato a buon fine. Però si rimane sinceramente piuttosto amareggiato dal non capire effettivamente cosa è accaduto. Cioè, anche se poi si può ricostruire la storia della successiva fessurazione delle pareti, è importante capire perché e in qualche modo riuscire a dominare il calcolo. Premetto che questo è comunque difficile nelle analisi non lineari, perché si tratta di moltissimi calcoli ripetuti in vari passaggi, ed è proprio qui che entra in gioco il computer, chiaramente, perché il computer svolge tutta una serie di lavorazioni che manualmente non erano possibili. Però più ci si allontana dagli schemi semplici, più peggiora la situazione. Quindi il rimanere ancorati ad una modellazione che comunque tra l'altro è presente anche negli autocodici come indicazione ed è tuttora oggetto di numerosi approfondimenti, secondo noi è una scelta ancora oggi molto valida. Ecco, passando appunto alla creazione di questo modello strutturale, vedrete che a differenza di quanto avveniva appunto nel passaggio da PCM a PCE in precedenza, questo modello strutturale si crea in tempo reale insieme al modello architettonico. Ciò non vuol dire che vi troverete bloccati con degli automatismi su cui non si può poi intervenire per modificare come si desidera i vincolamenti interni piuttosto che i carichi. Come vi verrà illustrato, c'è tutta una serie di procedure che vi permette di mantenere il pieno controllo sulla situazione, però agevolandovi molto in tutta quella fase di generazione delle aste e dei link che sicuramente rappresentava in precedenza uno dei punti critici dell'utilizzo del software. Perché in effetti è un punto difficile, soltanto anni di studio hanno potuto permettere di arrivare a capire come semplificare il più possibile. Ci sono tra l'altro delle soluzioni innovative per il collegamento fra maschi e fasce, per il comportamento delle fasce stesse, ma avremo modo di parlare nel corso della mattinata. Ecco, e una volta eseguita l'analisi di questo modello strutturale, ovviamente è banale parlarne, c'è la consultazione del strutturato, quindi tutte quelle che sono le opportunità che troverete per consultare i risultati stessi. Qui c'è un'anteprima molto rapida delle barre multifunzione che per ora vedrete illustrate in dettaglio. Comunque queste fasi corrispondono a degli stadi specifici di utilizzo del software, per cui la barra multifunzione, a differenza del menu del passato, viene adottata oggi da vari software, alcuni tra quelli più diffusi come i programmi di Office piuttosto che di CAD, ma vari anche altri software strutturali si stanno dirigendo verso questo sistema perché permette di utilizzare i comandi necessari in modo contestuale, cioè mi trovo i comandi dove realmente servono,
e questo ovviamente è un netto miglioramento rispetto a un passato in cui invece le icone popolavano tutta la schermata e diventavano qualcosa che sicuramente a momenti era pesante, perché bisognava portarsi dietro troppe informazioni oltre quelle strettamente necessarie.